come si procede all'allargamento ulteriore dell'Europa? Mica si potrà procedere soltanto sulla base di esigenze, diciamo così, strategico-militari. Cioè, bisognerà pure che ci siano, che noi europei, diciamo, anche, diciamo pure europei occidentali, siamo garantiti che all'interno dell'Europa arrivano paesi che danno tutte le alcune elementari garanzie su certi piani. Per esempio, primo di tutto, il trattamento delle minoranze. Voglio dire, cioè, bisognerà pure essere certi che l'allargamento avviene secondo criteri di carattere culturale, politico, sociale. Cioè, mica si tratterà soltanto di verificare alcuni parametri economici e poi corrispondere a determinate anche legittimissime esigenze di carattere di sicurezza militare, geopolitico. Fintanto che non si riformano le istituzioni europee e fintanto che nel Consiglio le cose continuano a funzionare all'unanimità, diventa sempre più difficile decidere su questioni geopolitiche allargandosi continuamente e senza avere né le riforme delle istituzioni e tantomeno avere delle serie garanzie per quanto riguarda alcuni principi fondamentali. È una grande questione questa, che è culturale e politica, che l'Europa sta affrontando alla Garibaldina, sulla base di pressioni che ci sono enormi, certo, ma sulla base di pressioni del momento, insomma, sulla base di situazioni molto determinate, mentre dovremmo ragionare a questo proposito proprio sul piano strategico, perché una volta che entri nell'Unione, l'Unione speriamo durerà decenni, secoli, ben al di là della situazione contingente che ci troviamo e drammatica che ci troviamo oggi ad affrontare per quanto riguarda l'Ucraina.